Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Come certo saprete, su Windows si possono gestire gli appunti attraverso una scorciatoia della tastiera che si chiama Windows V, cioè io vado sulla tastiera sul tasto Windows e V e qua in basso a destra visualizzo tutti gli ultimi appunti che ho copiato nel computer. Posso anche prendere degli screenshot. Andando qua sull'area delle notifiche, vado cattura schermo, vedo queste opzioni e posso catturare tutto lo schermo oppure anche una cattura a mano libera, eccetera, eccetera. Dunque, però, se noi siamo soliti navigare e copiare dal browser del testo, questa funzionalità di Windows è poco efficiente, mentre c'è questa estensione di Chrome che si chiama Clipboard History Pro che ci permette di tenere una storia, una cronologia di tutto quello che si copia nel browser. Dopo averla installata, questa vedete l'icona della estensione, adesso è vuota. Ma per esempio andiamo che so, sul mio blog, se io copio qua, ecco fatto, CTRL C oppure destro del mouse copia, ecco che qui vedete che c'è un 1 al posto dello 0, che quindi è stata preso nota di quello che ho copiato. Posso magari aprire un'altra pagina. E posso magari copiare un'altra cosa, adesso il mouse copia e questo verrà preso nota qua e posso continuare. Ovviamente se c'è un link nel testo che copio, faccio CTRL C, verrà copiato non il link in se stesso, ma la pagina in cui è stato copiato il link. Se io adesso clicco sull'estensione, come vedete qui ci sono tutte le cose che ho copiato. Accanto se io clicco su un elemento, questo verrà copiato nei nostri appunti, anche se non è stata l'ultima cosa che ho copiato. Per esempio, clicco qua, questo è stato copiato negli appunti, io per esempio posso andare sul blocco note e incollare l'ultima cosa che ho copiato. Posso mettere nei favoriti una cosa che ho copiato, cliccando sulla stelletta, e posso anche editare uno di questi elementi che ho copiato. Per esempio, posso editare questo elemento, ci clicco sopra, viene mostrato quello che ho copiato, vado su Edit Text e eventualmente posso cambiare qualcosa per poi magari copiare questo testo, dove mi pare. Questo mantiene una cronologia di tutto il testo che viene copiato nel browser, questa estensione. C'è anche qua un menu, si può aggiungere del testo. Cosa significa? Significa che si possono prendere degli appunti. Per esempio, mi viene in mente una cosa, fare video su clip. Board History, vado su Add Item, su Aggiungi elemento e ecco che io, oltre a tenere una cronologia di tutto quello che ho copiato, posso anche inserire degli appunti stile Post-it. Io posso vedere qua Show e vedo quello che ho scritto. Come vedete, qui c'è la possibilità di poter cancellare l'elemento. Posso cancellare gli elementi. E qui c'è un'altra opzione, l'opzione di inviare all'applicazione mobile questo elemento. Purtroppo, però, questa funzionalità non è disponibile per la versione gratuita. Poi vedremo come funziona la versione per il mobile. Qui c'è il menu. Abbiamo visto Add Text, andiamo su Option and Backup.
ci sono tutte le opzioni per le preferenze di questa estensione. Si può fare i backup, però ci sono delle opzioni, per esempio il mobile cloud, lock e page widget, che sono disponibili soltanto per la versione a pagamento. La versione a pagamento che può essere provata gratuitamente per 7 giorni. Qui si può anche impostare l'interfaccia. Dunque, questo serve per eventualmente copiare del testo a più riprese e poi andarlo a ricercare su questa estensione, e eventualmente poi si apre e ne possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo copiarlo, possiamo modificarlo, edit text per esempio, possiamo, che so, rimetterlo in ordine se per caso ci fossero delle cose che non vanno. E poi salvare, oppure salvare come nuovo elemento. Verrà aggiunto un nuovo elemento, l'elemento salvato. Vedete, questo è l'elemento salvato adesso, questo era l'elemento invece originale. Dunque, le applicazioni per il mobile collegate a questa estensione si possono installare sia per Android. Questa è l'estensione per Android, sia per iPhone e anche iPad, ovviamente per iOS, insomma. E ovviamente funzionano più o meno nella stessa maniera. Purtroppo non possiamo inviare quello che abbiamo copiato dal computer nel dispositivo mobile se non attiviamo la versione a pagamento. Adesso su Chrome, come vedete, ovviamente questa estensione io ve l'ho fatta vedere su Chrome, ma può essere installata tranquillamente anche su Edge. Come sapete, su Edge si possono installare anche le installazioni di Chrome. Basta andare basta copiare questa pagina, aprire Edge, si incolla e si va. Ecco qua, questa estensione io la posso aggiungere qua su Edge tranquillamente e installarla. Aggiungi estensione e la installo. E sarà esattamente identica a quella precedente. Qui c'è il tour e le funzioni pro. Andiamo su skip. Io la considero piuttosto interessante per coloro che sono soliti copiare molte cose dal browser e per poi tenerne magari una cronologia per poterle poi riutilizzare in un secondo tempo. Un'altra funzionalità di questa estensione è che si possono prendere degli screenshot. Per esempio, io vado qua sul menu, page screenshot, io posso prendere uno screenshot di tutta la pagina oppure soltanto dell'area visibile. Quando io clicco qua su area visibile, verrà salvato automaticamente un file con lo screenshot di quello che si vede in questo momento nel browser. Eccolo qua, vedete? Io lo posso aprire e come vedete, questo è lo screenshot di quello che si vedeva in quel momento nel browser. Se io invece vado qua su full page, verrà preso uno screenshot di tutta la pagina che è molto lunga, vedete? Adesso facciamo uno screenshot della full page, viene tutta catturata, la posso aprire e come vedete questa è tutta la pagina che è stata catturata. Vedete? Dall'inizio alla fine. Dunque, e adesso vediamo come funzionano queste applicazioni nei dispositivi mobili. Adesso vediamo come funziona Clipboard History da dispositivo mobile. È questa. Bisogna accedere con lo stesso account
che utilizziamo su Chrome per poter eventualmente sincronizzare gli appunti, anche se la sincronizzazione degli appunti è tra mobile e desktop e a beneficio soltanto degli utenti pro. Comunque può essere utilizzata anche da mobile e vi faccio vedere più o meno come funziona. Per esempio, apriamo, che so, un libro. Dunque, possiamo magari copiare del testo. Ecco qua, quando noi copiamo del testo, questo sarà immediatamente riportato sull'applicazione appunto Clipboard History. Possiamo poi copiare un altro testo da un'altra parte. Ecco fatto, e quest'altro testo sarà ugualmente copiato nell'applicazione. Possiamo poi andare nell'applicazione in oggetto. Naturalmente io ho copiato da un ebook, ma lo potevo copiare da un browser, da qualsiasi altra cosa. Andando poi qua, come vedete, sono stati aggiunti tutte le altre le, gli altri testi che abbiamo copiato, e qui ci sarà la storia, appunto la cronologia di tutto quello che abbiamo copiato. Possiamo aprire quello che abbiamo copiato, possiamo copiarlo nuovamente oppure condividerlo. Lo possiamo condividere, per esempio, copiarlo negli appunti, inviarlo su Facebook. Possiamo anche, che so, aggiungerlo a Dropbox per averlo poi nel computer, visto che Dropbox si può collegare sia da mobile sia da desktop, o possiamo aggiungerlo a Google Drive o OneDrive. Possiamo anche, che so, copiare questo testo, andando qua su copia, per poi incollarlo su Word, per esempio, su un file di Word, che anche, come sapete, anche Word è gratuito. Possiamo incollarlo su un file di Word. Poi possiamo magari copiare anche quell'altro testo. Questo modo, e incollarlo nello stesso file di Word. E così via. Quindi in questo modo si può copiare delle porzioni di testo in maniera singola per poi riunificarle tutte insieme e eventualmente condividerle oppure farci un documento. E più o meno questo è quello che si può fare con Clipboard History sia da mobile sia da desktop. E questo è tutto, alla prossima volta.